Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Beh, mi vedete all'aperto, mi vedete nei pressi, dinanzi al Ponte Girevole, a fianco al Castello Aragonese. E direte, cos'è mai? Cosa sta mai accadendo qui per Polifemo? Nulla di particolare, vogliamo promuovere il nostro territorio, far crescere il nostro turismo e l'occasione è data dalla presenza a Taranto del console onorario della Federazione Russa in Puglia, Michele Bolettieri, che grazie all'iniziativa di Ugo Lomartire, il console Bolettieri è qui a Taranto per visitare la città e per fortificare ancor più, rafforzare ancor più il rapporto tra la Russia e l'Italia, tra la Russia e la Puglia, tra la Russia e Taranto. Un lungo giro del console qui a Taranto per visitare appunto le bellezze della nostra città. E questo è il motivo per cui siamo qui, dicevo, presso il Castello Aragonese. Ma la giornata del console a Taranto si è sviluppata in vari momenti, la conferenza stampa, la visita del castello e quant'altro. E allora promuoviamo il turismo attraverso, promuoviamo Taranto attraverso questo scambio culturale tra la Russia e l'Italia. Bene, grazie per essere intervenuti. Console, io le do il benvenuto nella città di Taranto e abbiamo l'onore di poterla ricevere qui. Lei è in rappresentanza di una nazione importante e che a livello oggettivo è una forte potenza dal punto di vista economico oggi per quello che riguarda il quadro internazionale. Per cui la sua presenza è una presenza importante nella città di Taranto, significativa. I russi in Russia amano gli italiani e in questo contesto dell'amore dei russi nei confronti dell'Italia e degli italiani si inserisce anche Taranto, perché Taranto è bellissima, è una città meravigliosa, una città stupenda, un patrimonio importante, importantissimo per l'Italia intera dal punto di vista storico e culturale. In questo senso sicuramente ci sono tanti turisti in giro per il mondo, per l'Italia, che russi, che girano e apprezzano le varie bellezze. Una sua parola importante sarebbe veramente e avrebbe un grandissimo significato se lei la potrà e la possa spendere per il nostro territorio, ed in questo senso qui insomma a Taranto cercheremo di fare il massimo per farle vedere alcuni punti importanti e caratteristici della città, come il Castello Aragonese, dove poi saremo ricevuti dall'ammiraglio Ricci, un punto importante dal punto di vista turistico per quella che è la città di Taranto. È stato importante anche sarà importante anche il successivo giro con un'imbarcazione per il Mar Grande, grazie alla Union Shipping Consortium. Sono stati veramente gentilissimi e disponibilissimi per poter organizzare questo giro in barca e darle la possibilità di apprezzare la nostra meravigliosa città dal mare. E quindi gli rivolgo un grande ringraziamento per questa disponibilità, stessa disponibilità ricevuta in questo momento, non lo vedo in questo momento particolare, il presidente degli agenti marittimi di Taranto, Marco Caffio, che immediatamente, non appena l'ho contattato, è stato subito disponibilissimo. E infine continueremo il nostro percorso per il Museo di Taranto. Ci auguriamo e sicuramente siamo sicuri che al termine di questo percorso lei rimarrà affascinato dalla bellezza del nostro territorio. La sua presenza è importantissima perché lei è l'istituzione qui ufficiale sul
territorio ed è il punto di riferimento per tutti i russi, che o vivono nell'ambito della Puglia o si trovano a livello turistico nell'ambito del nostro territorio. E come dicevo prima, sono sicuro che lei, ogni volta che ne avrà l'occasione, ogni volta che ne avrà la possibilità, spenderà una buona parola per il nostro territorio e sarà sicuramente una cosa importantissima. Le cedo la parola con grandissimo piacere, ci sono qui alcuni rappresentanti di associazioni, del consorzio, ma era una conferenza stampa e quindi ho il grande piacere e l'onore di presentarla qui nell'ambito della città di Taranto. Grazie. Ritengo che Taranto, la città di San Cataldo, abbia, diciamo, tutte le potenzialità per attrarre da un punto di vista turistico dei flussi da parte della Federazione Russa. Quando mi è stato consegnato l'exequatur, che è il decreto firmato dal Presidente Putin, controfirmato dal Presidente Putin e firmato dal Ministro Lavrov, il Ministro degli Esteri, io dissi che la sede consolare di Bari, che ha competenza territoriale per tutta la Puglia, sarà non solo la casa di tutti i russi, ma sarà anche un luogo di elaborazione di valori etici e di valori culturali. Solo per questo, la mia età, io ho quasi 80 anni, ho accettato di fare il console. Console onorario significa che deve essere svolta la funzione con onore. Il termine onorario deriva dal termine onore. È onorario perché poi tutte le spese, tutti gli oneri gravitano, cedono sulle spalle del console. Perché ci sono onori, ma è anche giusto che ci sono degli oneri connessi e collegati a questo onore. Quindi io sono pronto a spendermi, come sono speso in passato, solo per fare delle cose utili. Ecco perché sono contrario alle dichiarazioni programmatiche, sono contrario ai discorsi, è venuto che onore, sono i fatti che parlano. Sono contrario alle dichiarazioni programmatiche che spesso si sostanziano di aria fritta, basti, adesso non voglio fare polemico, basti sentire le dichiarazioni dei politici in genere, e hanno anche un tono vagamente imbonitorio, che non serve a niente. L'assenza del consolato in una regione importante per i russi come la Puglia, che ha la fortuna di avere nella sua capitale regionale, a Bari, le spoglie di San Nicola, è stata anche, se vogliamo, ritardata e anche osteggiata, forse, non ho prove per dire questo, ma credo anche osteggiata, perché non si capisce, perché solo quest'anno e dopo un'istruttoria che è durata 5 anni finalmente si apre una sede consolare a Bari. Credo che un tipo di spiegazione possa essere il fatto che la mancanza della sede consolare ha fatto proliferare una serie di associazioni russofone, alcune anche meritorie, che hanno sopperito, hanno sostituito, forse anche meritoriamente, ripeto, quello che avrebbe dovuto fare un consolato. Però ha fatto anche proliferare una serie di personaggi che si sono inventati di essere operatori economici e quindi di accompagnare industrie, imprese, eccetera, che poi hanno concluso molto poco o nulla. Questo ha creato russofobia. È facile passare dalla russofonia a russofobia. È come quando da un eccesso di amore si scade nell'odio. E adesso spetta al consolato fare, attraverso un atteggiamento distinto e distante da certe zone d'ombra che possono sussistere, se esistono, con l'esempio, con l'organizzazione, con l'impegno, portando avanti dei progetti seri, diciamo rilanciare, perché ci sono tutte le possibilità,
possibilità, prima dicevo, culturali, storiche, religiose. Prima ho detto che per i cristiani ortodossi Bari rappresenta una specie di Mecca per i musulmani, quindi c'è un'attenzione dei rossi nei confronti di Bari e quindi della regione Puglia che non trova riscontro verso altri paesi, verso altre nazioni, verso altre cose. Ed è su questo che noi dobbiamo giocare. Voi immaginate che quando un frammento delle ossa di San Nicola è stato portato a Mosca, e poi sapete, 3 milioni nel 1990, nel 2005, scusate, a Bari è venuto Putin per venerare l'Espo di San Nicola. Io personalmente ero presente nella cripta, fui cacciato insieme a tutti, poliziotti, scort, tutti via, perché Putin si distese proprio sul pavimento, come i cardinali, come si vede nei filmati, i cardinali, quando vengono i monsignori, vengono nominati cardinali, che si genuflettono davanti al Papa, è lo stesso, proprio. E restò un quarto d'ora in preghiera. Cioè c'è questa fede, questo culto, potremmo dire questo mito, per chi è meno credente, che alimenta tanto le speranze nel mondo e alimenta, diciamo, tutto un flusso di turismo religioso che noi dobbiamo cercare di renderlo anche, diciamo, di estenderlo a un'altra forma di turismo, quello un po' più elitario, quello un po' più ricco, quello meno mordi e fuggi, quello più stanziale. E la Puglia ha tutte le possibilità per organizzare, per organizzarsi. Bisogna organizzarsi, prima dicevo che i russi del ceto medio amano, per esempio, essere accolti con un sorriso e con una parola in lingua russa negli alberghi. Amano trovare le scarpe per dopo la doccia, amano trovare l'accappatoio con... Allora io, per esempio, per essere concreto, per dare un esempio di quello che si può fare, che si deve fare, la prima cosa che ho fatto è stabilire ho fatto una convenzione con il Dipartimento di Lingua Russa dell'Università di Bari, perché io mi muovo nell'ambito delle istituzioni, che solo muovendosi nell'ambito delle istituzioni poi si possono garantire le imprese, si possono garantire gli operatori. Allora, ho fatto un accordo di programma col Dipartimento di Lingua Russa dell'Università di Bari e dal 1 settembre con la Confcommercio di Bari abbiamo organizzato dei corsi di lingua russa in favore degli addetti che si occupano del commercio. Commercio significa non solo negozi, mercerie, bar, eccetera, ma significa anche tutta la parte dell'hotellerie, perché è compresa in questa parte, degli alberghi, in maniera che abbiano quei rudimenti di base che quando viene un cittadino russo venga accolto con un buongiorno, con uno spasiba e con qualche frase magari elementare, ma che dimostri una certa attenzione verso il cliente per fare quello che i francesi chiamano una vera accoglienza. Ma non è solo questo. Naturalmente questi corsi possiamo fare a Taranto, a Lecce, a Brindisi, cioè dovunque. Non è solo questo. Essendo convinto che la cultura e l'arte abbiano un valore trainante ed essendo convinto che Bari e la Puglia hanno molto da offrire in questo... Voi immaginate che Bari, a parte San Nicola, c'è il Petruzzelli, che è un teatro di fama internazionale, a tanto sta paesiello, che è uno dei più grandi compositori, diciamo, del melodramma comico e buffo europeo, è stato nelle corti anche di Russia, paesiello. Abbiamo molto da dire e da fare. Certo, se si facesse qualche notte della Taranta in meno e si valorizzasse di più un piccino, un paesiello, le bande musicali che sono scomparse, eccetera, forse, probabilmente, avremmo qualcosa da dire e da offrire, diciamo, agli amici russi. Però le cose nel mondo vanno così, ognuno di noi per quello che può fare deve cercare di fare il meglio e di dare il meglio a se stesso. Poiché abbiamo l'amico, mi ha contingentato, cioè, insomma, ho perso le mie libertà civili,
Qualche accenno sulle sanzioni. Purtroppo, per ragioni internazionali, schieramente, cioè, temo che anche questo governo confermerà le sanzioni che scadono il 31 luglio nei confronti della Russia. Le sanzioni, lungi dal penalizzare il popolo russo, il governo russo, penalizzano i sanzionatori, i paesi che, perché la Russia, che è un grande paese, immenso, cioè che c'è un'amica russa, allora mi vengono le parole di un grande poeta russo, Tutchev, che diceva: con la sola mente la Russia non si può comprendere, nessun metro può misurarne la grandezza, ella sta solitaria, unica, nella Russia si può solo credere. Lo diceva Tutchev. Detto bene o no? Bene, prossimo volta glielo dirò in russo, giuro. Allora, queste sanzioni danneggiano più i sanzionatori che il popolo e il governo russo. Se l'obiettivo delle sanzioni è quello politico, beh, mai Putin è stato fuori. Qui c'è di allontanare il popolo dai suoi governanti, e beh, questo obiettivo non è stato raggiunto, che mai Putin è stato forte come in quest'ultimo periodo che ci sono le sanzioni. Perché? Perché queste sanzioni sono state vissute dal popolo russo come un attacco esterno, e quindi si è stretto il popolo russo intorno ai suoi governanti, come ci si stringe di fronte a una minaccia che viene al paese dall'esterno. Perché ricordavo prima con degli amici che le parole patria, solidarietà, orgoglio non sono solo parole che si leggono nel libro Guerra e Pace di Tolstoi, ma sono valori che il popolo russo, che è un grande popolo, osserva quotidianamente. I russi sono diffidenti inizialmente, però poi, se si dimostra serietà, competenze, capacità, impegno, diventano i migliori amici, diventano amici unici. E all'inizio, ecco perché è necessario dare un'impostazione di serietà. Prima dicevo che io intendo muovermi nell'ambito istituzionale, perché rappresentando il governo, perché solo questo, parliamo delle imprese che vogliono affacciarsi, diciamo, per internazionalizzarsi, tenuto conto della crisi italiana, per internazionalizzarsi. Allora, se noi abbiamo caratteri ufficiali, le imprese sono tutelate, poi si potrà concludere o non si potrà concludere l'affare, però certamente non spenderanno soldi inutilmente per mediatori, per presunti agenti, qualcuno che conosce, parlo io. Noi agiremo nell'ambito, diciamo, delle istituzioni, d'intesa col ministro dell'industria, del ministro del commercio russo attraverso l'ambasciata. Ci sono altri organismi parastatali che hanno forza economica importante. Io rappresento in Puglia Conosci l'Eurasia, che è l'associazione creata dal professor Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia, e sotto l'egida di Conosci l'Eurasia abbiamo organizzato nella Camera di Commercio di Bari molti forum, e abbiamo fatto venire ministri, abbiamo fatto venire capi di centrali di acquisto. C'era per esempio una società statale che ha 1,5 milioni di negozi. Voi immaginate quando fanno approvvigionamento per 1,5 milioni di negozi, di quali dimensioni parliamo? Cioè, per dire le dimensioni della Russia, quando a Kaliningrad sorge il sole, a Vladivostok tramonta il sole, dico bene? Console, la sua presenza a Taranto ha testimonianza di un rapporto forte che c'è tra l'Italia e la Russia, la Puglia e la Russia, e lei è particolarmente legato al territorio tarantino. Sì, per ragioni personali, anche perché il mio primo lavoro è stato a Taranto, quando fui assunto molti anni fa dalla Società Generale Pugliese d'Elettricità, venne a lavorare. Poi Taranto è una città ricca di storia, di gloria, è una perla dello Ionio. Taranto è un elemento di forza sotto molti punti di vista di tutta la regione, e quindi era giusto che io nella programmazione delle mie visite nei capoluoghi di provincia partissi da Taranto, per ragioni affettive ma anche per ragioni oggettive.
ha fatto cenno al discorso delle sanzioni e ha osservato come le sanzioni rappresentano degli ostacoli tra i popoli, un qualcosa che lede un'armonia auspicata. Le sanzioni sono motivo di incomprensione tra i popoli e quindi, cioè, mentre dobbiamo andare alla ricerca dell'unità, della solidarietà, della comprensione, le sanzioni creano incomprensione, non solo. Le sanzioni danneggiano più i paesi che sanzionano che il paese sanzionato, ma anche da un punto di vista politico sono un errore incomprensibile, perché se le sanzioni hanno l'obiettivo di isolare i governanti presso il loro popolo, queste sanzioni applicate nei confronti del popolo russo hanno sortito l'effetto contrario, perché mai i governanti russi sono stati così vicini al popolo e amati dal popolo come in quest'ultimo periodo. Questo rapporto tra la Russia e la Puglia e Taranto potrebbero dar vita ad un circuito economico virtuoso. Sì, molto dipende dalle sanzioni, molto dipende dalla capacità degli uomini di agire, di operare, di impegnarsi e molto dipende anche dal quadro politico. In questa visione, per esempio, salutiamo con grande favore l'apertura di un collegamento aereo Bari-Mosca, ci auguriamo che questo volo abbia carattere permanente, non diciamo episodico, occasionale, e che soprattutto abbia una cadenza bisettimanale almeno, perché se il volo settimanale può avere una spiegazione per lo sviluppo turistico, lo ha meno da un punto di vista economico-commerciale, perché un industriale, un imprenditore che deve andare per ragioni di lavoro ha tutto l'interesse poi a rientrare alla base nel più breve tempo possibile. E ora, console, ci avviamo per le meraviglie di Taranto con Ugo Lomartire, visiteremo i punti, che lei, le zone, le realtà più caratteristiche del nostro territorio che lei conosce bene, ma è sempre un momento bello di mostrare le nostre bellezze. Rivivere le emozioni è sempre molto piacevole, sono posti che io conosco bene, ma ogni volta è un'emozione che si visitano. Ugo Lomartire, la presenza del console Bollettieri a Taranto è un momento importante proprio per consolidare il rapporto forte già esistente tra l'Italia e la Russia. E può dare il là a tutta una serie di iniziative in ambito economico, in ambito di valorizzazione delle nostre risorse, delle nostre bellezze. Due popoli che vengono a contatto, il fatto che due popoli vengano a contatto è certamente un momento di civiltà e di crescita, soprattutto ora in cui si vive un momento particolare tra muri contrapposti appunto tra gli stati. Sì, la presenza del console a Taranto, del console onorario, è importantissima poiché si possono sviluppare al meglio dei rapporti tra i tarantini e i russi, tra Taranto e la Russia. Bisogna sviluppare questi rapporti dal punto di vista culturale, dal punto di vista turistico e dal punto di vista economico. Ecco perché la presenza nella città di Taranto ha un significato, la presenza del console nella città di Taranto ha un significato importantissimo per il nostro territorio. Successivamente a questa conferenza stampa ho organizzato un giro al Castello Aragonese, poi con gli amici del consorzio Ionicum Shipping Consortium, una visita nella Mar Grande con una imbarcazione e poi continueremo con il Museo di Taranto per dare la possibilità al console di poter vedere alcune bellezze del nostro territorio. Come detto, un momento, io dico, altamente culturale e altamente sociale. Altamente sociale, sicuramente è un momento significativo e importante. Questo è l'inizio di una lunga serie di interventi e di manifestazioni che organizzeremo sul territorio. La dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo ATT, un momento in cui due realtà, quella italiana e quella russa, si confrontano e l'Italia in questa sede qui è rappresentata da Taranto con le sue bellezze. Lei si occupa ovviamente di promozione del territorio e quindi attraverso appunto la sua attività è un momento appunto per
parlare finalmente di turismo a Taranto? Il turismo russo è uno dei turismi più ambiti un po' da tutte le realtà che puntano a un marketing turistico d'eccellenza per svariati motivi, sia economici sia illustri. Tra l'altro in questo momento sappiamo e vediamo con gli occhi anche durante questo campionato mondiale che la Russia sta insomma promettendo bene. Brillando per organizzazione. Esattamente, quindi è una buona promessa, ma non solo, noi già tempo fa abbiamo pensato all'incoming russo fornendo la nostra stessa associazione di traduttori in russo proprio per visitare le eccellenze del territorio come il Castello Aragonese e il Museo Martà. Quindi tutti coloro, i turisti russi che vengono ospitati nelle nostre strutture o guidati dalla nostra associazione vengono muniti di un traduttore simultaneo in russo proprio perché abbiamo avuto modo di conoscere la caratteristica di questi turisti. Ed ora ci troviamo dinanzi al Castello Aragonese perché la visita del console prosegue e appunto scoprirà, anzi per la verità già le conosce, le meraviglie del nostro castello. Nel giro che il console sta facendo nella città di Taranto, tappa obbligata ovviamente il Castello Aragonese. Siamo con l'ammiraglio Francesco Ricci, che è il curatore del castello e colui il quale con amore, con passione, con professionalità ha restituito una dignità e un decoro a questa realtà, una realtà davvero favolosa. Il console è stato colpito dalle bellezze di questo castello e dal modo in cui sono avvenuti i restauri. Sì, io credo che il merito della valorizzazione del castello in realtà vada soprattutto a coloro che al mio fianco negli ultimi 15 anni hanno lavorato senza sosta, con grandissimo impegno, con entusiasmo per i restauri, per le manutenzioni, per la ricerca archeologica, per l'apertura al pubblico e quindi per la guida dei turisti all'interno del castello. Quindi in certo senso il merito va alla Marina, come ho detto prima, come ho avuto modo di dire al console, il Castello Aragonese è un capolavoro della nostra architettura rinascimentale, è un capolavoro della nostra cultura. Il compito principale della Marina è quello di difendere l'Italia, ma l'Italia è essenzialmente la nostra cultura, il nostro patrimonio culturale, quindi difendere e valorizzare il castello che la nazione ha affidato alla Marina Militare 150 anni fa è essenzialmente difendere l'Italia, e quindi è essenzialmente per la Marina tenere fede alla propria missione. Ugo Lo Martire, siamo qui in una zona favolosa di Taranto, il biglietto da visita di Taranto, il ponte girevole, il Castello Aragonese. Siamo ritornati a vedere la luce, per così dire, dopo il lungo viaggio all'interno del castello. Il console ha davvero apprezzato questa ricchezza, infatti ha espresso il suo compiacimento, un pizzico di invidia, tra virgolette, per queste bellezze, per quella che è Taranto. Sì, è uno dei posti più belli e caratteristici dell'intera città, ce lo sta gentilmente e cortesemente mostrando l'ammiraglio Ricci, che ci ha ricevuto insomma in questo posto veramente affascinante. La presenza del console onorario nella città di Taranto, della Federazione Russa, è una presenza molto importante per il nostro territorio, tra l'altro è una persona che ha contatti a livello ufficiale, perché l'istituzione per quanto riguarda la Russia nell'ambito della regione Puglia, con tantissime persone provenienti dalla Russia, e sicuramente una sua parola di apprezzamento per quello che riguarda il nostro territorio avrà una certa rilevanza per Taranto. Bene, è il momento del congedo. Console, sappiamo benissimo che lei verrà a Taranto altre volte, perché la città le sta a cuore ed sarà un'occasione per rendere ancora più saldo questo rapporto tra l'Italia e la Russia. Taranto ha tanto da donare, da offrire, da mostrare, per cui le 4 ore che ho trascorso con voi non sono state sufficienti. Vi prometto che la prossima volta, che sarà nell'imminenza, non sarà a babbo morto, sarà una scadenza ravvicinata, verrò con dei programmi. Ci siederemo intorno a un tavolo
E ne discuteremo, perché come ho detto prima in quell'incontro che c'è stato, non amo fare dichiarazioni programmatiche, non amo, preferisco far parlare i fatti e parlare dei fatti. Verrò con dei progetti concreti e chiederò l'aiuto di Taranto e dei tarantini per portarli avanti. E questo per rafforzare il rapporto tra l'Italia e la Russia, tra la Puglia e la Russia, tra Taranto, Bari e la Russia. Bene, Ugo Lomartide, che è stato l'organizzatore di questo incontro, della presenza del console qui, così il momento delle conclusioni al termine di questa lunga mattinata. Sì, è l'inizio di un lungo percorso che verrà fatto e che riguarda Taranto, il consolato della Federazione Russa, affinché si possano sviluppare quante più iniziative dal punto di vista culturale, scambio tra i popoli per quello che riguarda il popolo tarantino e il popolo russo e dal punto di vista turistico. Quindi sicuramente è stato un incontro entusiasmante e quindi sono pienamente soddisfatto di quello che è avvenuto nella giornata di oggi. Bene, e questa è l'occasione per congedarci, per salutarci, per dire viva l'Italia, viva la Russia, viva i popoli uniti, e ora ce ne andiamo in pubblicità. Al rientro una nuova parte di Polifemo.